Buongiorno a tutti. Ieri mi è stato consegnato questo libro di Peppino Leone di Ragusa. Giuseppe Leone, Peppino Leone di Ragusa, quest'anno compie 84 anni, quindi 70 anni di carriera. Ha fotografato tantissime cose. Poi Peppino Leone ama questa riunione della famiglia, cioè gestualità gentile di famiglia, di padre, di madre, dei figli. Cioè, ha creato questo libro che è Pausa Pranzo. Cioè, ieri veramente ho conversato un po' al telefono perché cioè così per ringraziarla e poi anche un po' indagare, no? Cioè, sarebbe ideale se Peppino Leone, cioè se noi andassimo a fare anche intervista a Maestro Peppino, oppure Peppino Leone se venisse a presentare questo libro da noi, sarebbe ideale. Comunque è un grandissimo valore. Grandissimo valore. Allora, questo è tra l'altro è una cosa molto interessante, è stato sponsorizzato da LBG, è una società che trasforma carruba in farina o eccetera, e cioè veramente è molto interessante. Tema è inerente, no? Cioè tema è inerente. Poi, cioè ormai lui, cioè Peppino, Maestro Peppino si lamentava, abbiamo perso quel valore di pausa pranzo, non pausa pranzo in senso pausa, ma pausa pranzo come riunione della famiglia. In effetti, queste sono le fotografie scattate dagli anni 70, anni 80, cioè proprio cioè, fino adesso, cioè semplicemente e stare in ombra viene creato da questo ulivo, un grande albero, stare sotto a mangiare quel cibo anche povero, ma cibo sano, ma il vero cibo non è cioè quello che mangi, quello che è, condividi il tempo con genitori e dei zii e della zie, cioè bellissimo. E poi non so, questo libro poi della diciamo in campagna eccetera, poi arriviamo anche Leonardo Sciascia, cioè proprio andiamo sul anche delle persone anche molto anche socialmente importante, diciamo come il ma, e quindi però anche lì si vede non questa diciamo si vede la bellezza di amore che comunque trasmette ai nipoti, agli amici. C'era anche Abbado anche, no? Cioè proprio fotografia molto bella, cioè proprio. Poi Peppino Leone ha una grande sensibilità, cioè, guardate questa fotografia, mamma mia, sensibilità anche per la fisionomia o somiglianza con sculture e cioè, amore verso cioè, proprio popolo, per la gente, e che infinito amore che ha. Cioè qua si vede veramente tantissimo, veramente è bello, cioè non solo in Sicilia, però cioè maggior parte, cioè questo è Prantoio, maggior parte o Ragusa, cioè proprio nella sua città nativa, ciò che abbiamo quasi perso, cioè anzi, cioè non abbiamo più questo valore. E poi mi ha raccontato anche una cosa molto interessante, è che sta organizzando un altro libro, è quasi molto inerente a diciamo questo tema, io non posso dire quale, però sempre questo amore della famiglia o della gestualità della gente nella semplicità. Cioè poi questo libro
finisce con questa fotografia. E questa scattata a Noto. Cioè, il grande anche, diciamo, attenzione, ammirazione verso il barocco. Cioè, il maestro Peppino Reone ha tantissima qualità, enorme qualità. E una delle qualità è che comunque qua si vede, o anzi tante sue qualità, delle caratteristiche si vedono ovunque, ovunque, ma viene legato con amore per la famiglia. Bene, grazie maestro Peppino, veramente questo è un tesoro anche per noi, per coloro che vengono a poter sfogliare liberamente. Grazie maestro Peppino, noi aspettiamo lei o ci andiamo noi a fare anche un'intervista. Grazie, a presto.